Quanto è importante parlare di emozioni e di didattica delle emozioni nell'educazione dai 0 a 3 anni? Parlare di educazione emotiva e di didattica delle emozioni riguardo questa fascia d'età da 0 a 3 anni è importantissimo, perché oggi le ricerche e sperimentazioni ci dicono che l'educazione emotiva è un vero e proprio vaccino. Quindi, come tutti i vaccini, va somministrato il più precocemente possibile, perché permette, soprattutto in un contesto come quello attuale, in un contesto sociale, ma direi anche in un contesto educativo come quello attuale, appunto di oggi, permette che il bambino possa crescere in grado di gestire il proprio mondo interno, passando, perché è solo quella la strada di una crescita serena, autonoma, verso l'indipendenza e l'intraprendenza, cioè il passaggio dallo stato pulsionale, cioè delle pulsioni, quindi il mondo istintuale di cui è corredato il bambino alla nascita, a uno stato invece emozionale, per cui si intende che il bambino diventa protagonista del proprio mondo interno, regista del proprio mondo interno, in grado per esempio di differire la scarica pulsionale, perché la pulsione rimane sempre a livello di qui ed ora. La pulsione porta chiunque di noi a volere subito quello che uno desidera, non può aspettare, quando siamo in balia della pulsione non si può aspettare. E infatti i bambini piccolissimi non sono in grado di attendere e di differire la scarica, vogliono tutto e subito. Ma se si interviene con un'adeguata educazione emotiva, che si concretizza attraverso precise strategie educative, un certo tipo di relazione, una sintonizzazione precoce, il bambino piano piano, ovviamente gradualmente, riesce a passare dallo stadio della pulsione allo stadio dell'emozione, e quindi è in grado di poter aspettare, di poter differire, di poter anche costruire il proprio mondo emotivo. Questo dà al soggetto, perché poi cresce questo bambino, una maggiore sicurezza, un'autonomia, e soprattutto si è visto, le ricerche e le sperimentazioni ci dicono, che un bambino che è stato educato secondo i principi dell'educazione emotiva, quindi poi a scuola in base alla didattica delle emozioni, diventerà un adolescente protetto da quei fattori di rischio che invece oggi sono tanto dilaganti, cioè sarà un adolescente meno esposto alle patologie da dipendenza, a tutti i disagi che riguardano la dipendenza, ma sono i disagi oggi più diffusi, dipendenza da sostanze, da internet, da rischio, no? E si è visto che l'educazione emotiva è un fattore fortemente protettivo, ha una grande efficacia. Quindi quel bambino, se già da 0 a 3 anni ha ricevuto un tipo di sintonizzazione precoce, adeguata, ispirato ai principi dell'educazione emotiva, ha messo già le basi per essere un adolescente non avrà bisogno di quelle, io personalmente le chiamo le stampelle artificiali, per poter andare avanti. Non ne ha bisogno, perché è protagonista di se stesso.